credo che la settimana prossima alcuni indipendentisti o sicilianisti faranno una manifestazione alla quale voglio partecipare anche perché vorrei che si ricordasse quest'uomo, che lo ricordassero tutti in Sicilia, soprattutto i giovani. Questo mezzo di comunicazione che è il blog, al quale ci rivolgiamo per comunicare, mi auguro che venga seguito da giovani soprattutto, i quali si interessino a quello che è successo in Sicilia, perché questa è una pagina di storia dimenticata. In Sicilia è stato un movimento di indipendenza, non di autonomia, che si è dato anche un esercito. Poi, come sempre capita, come sempre succede, quando qualcosa di nuovo, di diverso, di autonomo, di autonomista, di indipendentista rischia, tra virgolette, di affermarsi, beh, lo si taccia di rivoluzionario, terroristico, mafioso, le infiltrazioni di qua, le infiltrazioni di là. La verità è che Canepa, che scrisse tra l'altro un opuscoletto di poche pagine, che era un grande manifesto per l'autonomia e per la libertà della Sicilia, lui credeva anche nell'indipendenza, si chiamava La Sicilia dei Siciliani, era una mente rivoluzionaria, figura controversa per carità, sulla quale bisognerebbe far luce, si disse di collaborazione sua a servizi segreti inglesi, fu fascista ma apparentemente, ma in effetti antifascista. Uomo di intelligenza, credo straordinaria, docente universitario, eccetera, era il cervello e il motore dell'indipendenza, di quello che poteva essere un grande movimento indipendentista. Ai carabinieri, quel 15 giugno, dalle parti di Randazzo, in provincia di Catania, fu dato ordine di sparare contro quel furgone, come se sicuramente quei carabinieri che facevano il loro dovere là dentro ci fossero stati dei pericolosi banditi o mafiosi, per cui spararono, morì Canepa, morirono altri due suoi compagni di viaggio, altri si salvarono, erano dei ragazzini universitari che credevano nel movimento indipendentista siciliano. Ecco, rievocarne la figura e sapere che un uomo che si è battuto per l'indipendenza, lui fu fatto fuori fisicamente, potremmo parlare in questi giorni. Vedo che qualcuno, un giovane studioso, ricercatore di Caltagirone, si è occupato di Silvio Milazzo e anche lì Milazzo fu fatto fuori da una congiura di palazzo perché rimettere in discussione i grandi privilegi, il grande sfruttamento della Sicilia, pensiamo che se il sistema di raffinazione della benzina produce 10 miliardi di euro di utili, anzi di tasse, scusatemi, immaginiamo quanti utili produce. Non è mai stato in mano alla Sicilia, è stato in mano a poteri statali come l'ENI, grande partecipata dello Stato, o privati come i Moratti, ora il Garrone della ERG, sono tutte risorse che si producono qui e un po' di inquinamento lo lasciano. Il Po è scritto tra virgolette e che poi vanno a finire in investimenti che si fanno nel resto d'Italia. Mettere in discussione, come dire, il tema dello sfruttamento della Sicilia, perché quest'isola, che secondo me ha più ricchezze della Baviera, della Catalogna, della California, per cui queste risorse finalmente venissero a profitto dei siciliani, vuol dire rimuovere un sistema che prima di farsi scalfire ricorre ad ogni sistema, anche a quello di toglierti la vita per non essere messo in discussione. Credo che Canepa vada riletto e rivisto anche alla luce di questa forse sbagliata, modestissima mia valutazione.